Ci fermiamo, c'è il Santo Padre e lo accogliamo con un applauso. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Cosa cercavano i primi discepoli attraverso il secondo verbo, dimorare? Angelus Domini non siavit Maria. Et concepit Spiritus Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedito frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedito frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedito frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, an questum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloria perducam, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex omnumque tusque in saeculum. Et teorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini provenienti dall'Italia e da tante parti del mondo. Particolare saluto i membri dell'Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de los Remedios de Villarraza, in Spagna. Non dimentichiamo di pregare per le vittime della frana avvenuta in Colombia che ha provocato numerose vittime. E non dimentichiamo quanti soffrono la crudeltà della guerra in tante parti del mondo, specialmente in Ucraina, in Palestina e in Israele. All'inizio dell'anno ci siamo scambiati auguri di pace, ma le armi hanno continuato ad uccidere e distruggere. Preghiamo affinché quanti hanno potere su questi conflitti riflettano sul fatto che la guerra non è la via per risolverli, perché semina morte tra i civili e distrugge città e infrastrutture. In altre parole, oggi la guerra è in se stessa un crimine contro l'umanità. Non dimentichiamo questo. La guerra in se stessa è un crimine contro l'umanità. I popoli hanno bisogno di pace. Il mondo ha bisogno di pace. Ho sentito pochi minuti fa nel programma a sua immagine il padre Faltas, vicario della cattedrale Gerusalemme, lì, dove lui parlava di educare per la pace. Dobbiamo educare per la pace. E si vede che non siamo ancora nell'umanità intera con un'educazione tale che fermi ogni guerra. Preghiamo sempre questa grazia, educare per la pace. Auguro a tutti voi una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
naturalmente all'appello di Papa Francesco, l'avete ascoltato, ha definito la guerra un crimine contro l'umanità e ancora ha avuto la bontà anche di citare questo programma. Padre Ibrahim ha ripreso proprio le sue parole, il suo impegno alla pace, qualcosa di fondamentale per invertire proprio questa tendenza alla violenza come soluzione.